Va ora in onda Questione di Sguardi, a cura di Maria De Nicola. Ciao a tutti da Maria De Nicola e Massimiliano Spiriticchio. Ciao Maria, come stai? Bene, bene, indaffarata. Vabbè, ma siamo a ottobre, quindi sì. Questo è il periodo dell'indaffaramento. Sì, è il periodo da post vacanza estiva, post relax. Post tutto. Ora inizio stress, mi sembra più che giusto. Direi di sì. Oddio, giusto non lo so, però dai. Oddio, insomma, naturale, diciamo. Diciamo, va da sé, accade. Allora, Maria, però è anche accaduta qualche cosa, diciamo, una settimana fa. Che sì. Ti ha reso particolarmente contenta. Sì, sì. Infatti, al ritorno ti ho visto contenta, ti ho sentito contenta. Allora. Che è successo? Diciamo che c'è stato il... Ho deciso di prendermi due giorni diversi dalla routine. In mezzo allo stress, appunto. Esatto. E ho approfittato per partecipare al pellegrinaggio regionale che è stato fatto a Loreto, con, diciamo, la visita della Basilica di Loreto, della storia, della religiosità. Diciamo a Loreto, nei posti dove c'è stata la Madonna, insomma, molto la Santa posti Casa. Che hanno un alto valore per i cristiani religioso. Sì, sì. E ho approfittato per essere lì, insomma, con questa cosa con Italsi, la sottosezione di Pescara, ovviamente. Mm-hmm. Penso che molti abbiano anche sentito che partecipo. La trasmissione, sì. Sì, perché ho avuto anche modo di partecipare anni fa a una trasmissione. È stata la tua prima esperienza radiofonica. Sì. Diciamo io ti ho sentito partito quella volta, ti ricordi? Tutto è partito da lì, insomma. Sì. E c'è stato praticamente questo pellegrinaggio il 16 e il 17 ottobre. Racconterò un po' quelle che sono state le mie impressioni circa l'esperienza, però non mi soffermerò tanto sull'aspetto, diciamo, religioso della situazione, quanto su come ho percepito io il pellegrinaggio, cosa penso che mi abbia in qualche modo lasciato. Mm-hmm. E insomma, come ho vissuto la convivialità di quei giorni. Sì. Ho deciso di fare un po' una puntata un po' diversa dal solito, perché comunque non mi soffermerò rigidamente sui vari punto punti per punto, diciamo, ma andrò un po' a braccio. Allora, sì. Come siamo stati? Io penso che sia stata una bellissima esperienza, perché al di là del pellegrinaggio in sé, poi quando ci si reca in questi posti si ha anche l'occasione di crescere spiritualmente, ma anche e soprattutto come persona e come gruppo, perché anche se appunto ci sono soltanto due giorni a disposizione, il legame che si consolida tra le persone è qualcosa di molto forte. Devo dire anche che non è il primo pellegrinaggio che fai con Unitalsi, che ho intrapreso, quindi diciamo che questo legame, questa forza che si sprigiona in quei momenti la conosco bene, diciamo che ho avuto occasione di ricordarla e ripercorrerla più e più volte. Quello che voglio, cioè quello su cui mi sono soffermata maggiormente e che voglio anche in qualche modo trasmettervi, è cosa ho imparato circa la mia persona, fondamentalmente. Sì. Perché ogni pellegrinaggio poi ti lascia e ti permette anche, ti lascia delle impressioni e quindi ti permette anche di ragionare sulla persona che sei, fondamentalmente, anche su quali
siano i tuoi limiti oggettivamente a una situazione di disabilità. Mm-hmm. Perché io quando intraprendo pellegrinaggi o comunque viaggi di ogni tipo ho sempre, sempre paura, diciamo, di ritrovarmi in una situazione di difficoltà nella gestione della situazione. Cosa intendi in particolare? Barriere architettoniche? Barriere architettoniche, ma anche legate proprio alla tua quotidianità. Diciamo alle semplici azioni che nella normalità si percorrono e che per una situazione dove c'è una disabilità non sono poi così tanto semplici o scontate da effettuare. E devo dire che c'erano ovviamente i volontari, ovviamente tutte quelle persone che, su cui potevi fare affidamento e ti potevano dare una mano nel momento in cui tu ritenevi opportuno. Però quello che ho potuto notare in questo mio pellegrinaggio e che mi ha fatto molto piacere da parte mia è stato proprio la forte volontà di autonomia. Nel senso che anche quelle piccolissime magari attività oppure mansioni che potevo tranquillamente demandare a un volontario perché l'avrebbe fatte prima e forse anche meglio, ho deciso di farle da sola. Allora, da sola anche devo dire con Lorenzo che questa volta il tuo fidanzato che salutiamo, che questa volta ha deciso di partecipare anche lui al pellegrinaggio, è stata una novità anche per lui. E devo dire che un po' da sola, un po' con i volontari, un po' insieme, sono riuscita a costruire una mia piccola sfera autonoma. Mm-hmm. E autonoma dal punto di vista proprio delle cose più semplici e banali, come provare a, che ne so, infilarsi un giubbino da sola, per esempio. Mm-hmm. Senza demandare per forza a qualcuno di prossimo e che lo facesse al posto mio. E questo mi ha fatto molto piacere perché, come sai benissimo, sì. Uno dei miei cerco di insegnarmi l'autonomia, anche se non è facilissimo, devo dire che c'è ancora tanto da fare. Ma questo credo che sia per tutti comunque, al di là della disabilità, essere autonomi è una cosa che a volte è un po' faticoso, però è bello. Perché molto spesso non si tratta soltanto di autonomia nel senso fisico. Sì. Si tratta anche di paura, cioè molto spesso c'è l'autonomia che manca dal punto di vista fisico, ma molto spesso c'è accompagnato ciò anche la paura di mettersi in situazioni che poi non si sanno gestire. Quindi accanto alla mancanza di, diciamo, destrezza, di abilità fisica, c'è anche il fatto della barriera psicologica che dice ma posso o non posso farlo. Invece sì, ho capito che in questo pellegrinaggio forse più degli altri, e forse solo un punto di partenza, sicuramente lo è, che il limite, cioè tra barriera fisica e discorso di paura, è veramente qualcosa di, se vogliamo, anche molto confinante. Sì, cioè il discorso è praticamente sapere quando chiedere aiuto? Sì, devo dire che io ho una disabilità abbastanza, cioè nel senso dal punto di vista fisico le mie capacità di fare cose si restringono molto, però ho imparato forse che quelle piccole cose che posso provare a fare da sola, devo farle da sola, ecco. Sì. In modo autonomo. Ci proverò e manterrò questa cosa. Assolutamente, sì. Ora ho parlato un po', diciamo, della mia percezione circa il pellegrinaggio, perché ovviamente
ho detto per dire qualcosa di nuovo, certo, e per fare qualcosa, diciamo, di anche inaspettato da ascoltare, ho detto provo a raccontare quelle che sono state le mie impressioni, indipendentemente dal fatto del pellegrinaggio, che è stato un pellegrinaggio bellissimo perché è stato veramente intenso, è stato un concentrato di emozioni positive, nel senso che, ripeto, in 2 giorni il tempo è veramente pochissimo. Però le parole che sono state dette nelle varie evangelizzazioni, ma anche fra di noi, il gesto più piccolo ha testimoniato fondamentalmente come nelle azioni si manifesta la vera cristianità. Sì, nello stare insieme, nel sapersi aiutare. Io direi di fare una pausa musicale, cara Maria. Sì. E poi entreremo proprio in questo aspetto, che ne dici? Sono concordo in pieno. Eh sì, vediamo che cosa ha preparato la nostra regia, cosa abbiamo preparato, e poi torniamo qui. Eccolo qua, era Robbie Williams questo con I Love My Life. E lo sai che ti identifica molto questo pezzo? Mi fa piacere perché fondamentalmente credo che sia tutto scritto nel testo, cioè sì, nel titolo anche, semplicemente. A parte sì, io amo la mia vita, per chi non sapesse l'inglese. E poi quando dice io sono potente, sono bello, sono magico, un po' secondo me...
Grazie, potente è proprio una dichiarazione di amicizia. Allora. Sono un po' di, tu dici che sono un po' di parte. C'è un po' di parte, secondo me, ecco. C'è un po' di parzialità. Anche. Ma c'è un motivo se dico, soprattutto quando dice io sono potente, secondo me ci ha preso, nel tuo caso. Mi fa piacere. Perché la potenza vera è quella che si manifesta in quella che sembra debolezza. Lì c'è la potenza vera. Allora, in quello ci siamo tutti, insomma. Cioè... Fa rima con consapevolezza, non proprio rima proprio perfetta, però fa rima con consapevolezza la parola potenza. E quindi direi che nel tuo caso c'è. E quindi che cosa ti ha dato in termini, diciamo, di convivialità, di gruppo, dello stare insieme, questo pellegrinaggio a Loreto? Io penso che sono stati 2 giorni veramente dove ognuno di noi ha riflettuto su anche su quello che è la propria vita e su come poterla mettere a servizio dell'altro. Penso che siano stati 2 giorni, seppur brevi, dove ognuno di noi ha ripercorso un po' quello che è il proprio obiettivo, anche dello stare all'interno dell'associazione stessa, insomma. Ci ha riportati un po' all'origine di quello che è il messaggio fondante, che è proprio quello di dare speranza e di dare gioia, di dare proprio questo spirito di convivialità che allontana la possibilità di sentirsi soli. Sì, sì. Perché quello che ho potuto diciamo osservare da vicino, ma anche in maniera implicita, nascosta, erano proprio gli sguardi delle persone magari ancora meno fortunate che erano costrette veramente a situazioni un po' più problematiche, persino diciamo della mia, che se vogliamo è una limitazione fisica molto evidente, ma mi permette di comunque di entrare in relazione profonda con l'altro anche grazie alla mia età, che ancora mi permette di entrare, avere un circolo amicale. Io quello che ho potuto vedere è che anche le persone che erano un po' più avanti con l'età, un po' più segnate dalla propria, dal proprio percorso di vita, si siano sentite in qualche modo in questi 2 giorni libere di poter essere loro stesse, con i loro problemi, le loro difficoltà, ma con la consapevolezza di sentirsi ascoltati. Sì, è molto molto importante. Oh, ma lo sai che abbiamo fatto esperienze simili, perché anch'io quest'estate sono stato in pellegrinaggio nei luoghi francescani e più o meno mi sono riportato la stessa esperienza tua. Ma sì, perché fondamentalmente poi quando uno fa... Poi era un pellegrinaggio pieno di giovani anche quello, quindi... Si respirava proprio la convivialità forse del brio, dello stare insieme alla gioventù, insomma. Sì, assolutamente. Poi sai che io dove non ci sono i giovani mi hanno... Cioè un po'... Sì. Io amo stare con i giovani, sono giovane anch'io, quindi... Riprendo un po' per forse concludere forse sì. questo discorso nella maniera secondo me più opportuna. Riprendo anche un po' le parole di quelle che di quello che è la nostra guida spirituale, diciamo, all'interno del percorso dell'Unitalsi da un po' di tempo, insomma, che è un prete molto giovane con cui ieri abbiamo avuto l'occasione di poter scambiare 4 chiacchiere nella riunione settimanale che facciamo noi giovani, sì. Che ci ha proprio detto la responsabilità quando si fa volontariato, ma anche quando si è persone che vogliono abbracciare l'altro, è proprio quella di abbracciare anche le situazioni di difficoltà e cercare nel nostro piccolo di di essere una piccola luce nella vita della persona. Sì, assolutamente sì. È un concetto che mi sono sentito ripetere spesso questo, però in effetti ogni volta suona nuovo, perché ogni volta ha un significato diverso. È vero? Sì.
anche, quindi quello che voglio comunicare è che anche la sofferenza ha un valore, anche diciamo, anche la sofferenza, no, in questo caso non intendo proprio la mia, ma anche quella delle persone che ho visto nel pellegrinaggio. La cosa che ho scoperto nel pellegrinaggio è che anche la sofferenza ha un valore, perché può essere superata solo con gli altri. Eh sì, assolutamente, assolutamente. E gli altri imparano da noi e dal nostro vissuto. Assolutamente. Non mi piace chiamarlo sofferenza, ma per... No, perché per... poi... La cosa che ho imparato io, tipo, il significato del messaggio. Ti posso dire che ognuno ha la sua sofferenza. Esatto. Cioè quella più visibile, ma ognuno poi ha la sua. E quindi... Pienamente d'accordo. Io sono molto grato dell'insegnamento. Allora, vogliamo dare i nostri riferimenti per chi ci volesse anche fare qualche domanda, suggerire qualche argomento, vero? Sempre aperti a nuove A nuove esperienze. C'è l'SMS e WhatsApp, lo vuoi dire tu? 331-398-9698. Esatto, poi c'è la nostra mail, radiosperanza@diocesipescara.it, la pagina Facebook Radio Speranza, Instagram, vero? Instagram, diciamo che te lo cedi... Ok, sì, anche sì. Piuttosto esplicita. Esatto, direi proprio di sì, perché... Diciamo, come responsabilità mia. Esatto. Va bene, me ne prendo la responsabilità. E lì c'è Radio Speranza Pescara, così come su YouTube mettete Radio Speranza Pescara e ci potete seguire. Poi ci sono tutte le piattaforme per seguirci in streaming, come si dice, e gli 87.6 per seguirci alla radio invece. Abbiamo bisogno del tifo... Assolutamente, assolutamente. Allora, anche se abbiamo ormai dei fedelissimi che so che ci seguono da casa. Lo so, li salutiamo tutti, vero? Un saluto. Eh sì. E allora, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Abbiamo trasmesso Questione di Sguardi a cura di Maria De Nicola.